Италиния представляет. Questa collezione per esterni nasce in maniera inaspettata all'interno di una collaborazione che ormai dura da 20 d'anni e, come spesso è avvenuto, le tipologie si sono rivelate strada facendo e alla fine hanno costituito un catalogo molto ricco di pezzi, ma partendo sempre da un'idea costruttiva originale che è stata come declinata nelle varie tipologie. Nel caso del frame si trattava di mettere insieme due diverse tecnologie dell'alluminio, l'estrusione e la pressofusione, e una rete di poliestere che aveva la capacità, come anche gli altri due elementi, di resistere all'esterno. Quindi si è costruita una serie di pezzi in grado di essere pezzi di arredo, cioè di sedute e anche poi di tavoli, in grado di essere trasferiti dall'interno all'esterno. Poi c'è stata questa opportunità assolutamente non prevista della panchina per Milano, mi ha visto vincitore e quindi l'azienda Alias ha deciso di mettere in produzione questa panchina e ho utilizzato ancora del legno per la parte che riguarda la seduta e invece delle fusioni di alluminio pressofuso per quanto riguarda il sostegno della seduta. Come si può vedere qui, c'è una centina che riunisce tutte le doghe in tech e poi queste gambe che si associano a questa centina per poter consentire la trasportabilità e favorire quindi l'impilaggio, eccetera, durante lo stoccaggio e durante il trasporto, perché le gambe in pratica sono montate successivamente in opera. Da qui l'idea di realizzare una seduta e poi un tavolo e poi, chissà, se saremo fortunati, anche altre cose, come nel caso della frame, declinata su altri elementi. Questo progetto invece nasce riferito sulla scorta di